La seconda domenica di febbraio vede impegni importanti per le squadre versiliesi di Serie D ed Eccellenza. Nel girone A di Serie D, dove domenica correrà la 23esima giornata, la sesta del girone di ritorno, c'è un Seravezza Pozzi che vuole continuare la sua striscia positiva, viene da 7 risultati utili consecutivi, la squadra di Vangioni imbattuta nel girone di ritorno dove ha fatto ben 13 punti con 17 gol realizzati nelle 5 gare del nuovo anno, e domenica sarà in trasferta sul campo del Verbania, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, quindi una gara sicuramente da prendere con le molle per il Seravezza, che giocherà a Verbania alle 15 e non alle 14.30, accordo stipulato tra le due società vista la trasferta lunga per i versiliesi di Vangioni, che si godono la supercoppia d'attacco Grassi Frugoli, 21 reti in 2. Il Real Forte di Mario Cerchera invece vuole riscattare le 2 sconfitte consecutive, entrambe patite in trasferta con il risultato di 2-1, dopo che nei primi tempi era sempre andata a riposo avanti 1-0. In particolare brucia la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell'ex ultima della classe di Viborgo, con tanto di rigore sbagliato da Guidi nel finale che poteva dare almeno il pareggio ai bianconerazzurri di Amoroso, che domenica alle 14.30 ospiteranno al Necchi Balloni il Chieri di Mister Morgia, quindi gara da vincere allo stadio di Forte dei Mari per il Real Forte Querceta. Mentre in Eccellenza, dove corre la 22esima giornata, la settima del girone di ritorno, il Camaiore, reduce dal bel successo interno sulla San Marco Venza, sarà sul campo dell'Atletico Cenaia, mentre la Virtus Viareggio, che viene da ben 10 sconfitte consecutive, sarà in trasferta sul campo del Castel Fiorentino.